Le condizioni, mio, guarda qua, fanno troppa confusione. Poi ogni come riaggiusti qualcosa e il giorno dopo ritornano. E sembrerebbe che è una banda di sti ragazzini giovani che sono sempre qui a Sanleu e che nessuno gli dice niente, perché come ti provi a dirgli qualcosa, tac. Sono infatti queste le condizioni della struttura che si trova di fianco al campo da bocce di Sanleu. Le finestre ormai sono state completamente sfondate, la recinzione nuovamente abbattuta e gli ambienti ormai devastati. Insomma, il bocciodromo continua ad essere scenario di raid vandalici e bivacco. Molto preoccupanti, anche perché è una banda giovanile, di ragazzi giovani che fa tutte queste cose, izzati da quelli più grandi, chiaramente, con la storia dell'impunibilità in quanto minorenni, non gli possono fare niente. Pieno di confusione, hanno distrutto tutto, ancora una volta, aspettiamo che il comune faccia qualcosa. Adesso i residenti segnalano anche la presenza di topi dentro la struttura di proprietà comunale che si trova lungo la strada principale e a due passi da un asilo. È pieno di topi, cioè escono da lì, più di tutti, poi si vedono che traversano la strada, infatti hanno messo già anche delle trappole, però. I topi, se apri, li vedi proprio passare che vanno tutti nella stanzina, quella più piccolina. Tra l'altro c'è anche un asilo, insomma. Accanto, cioè è una cosa un pochino, secondo me è vergognosa, scusa la parola, ma è proprio vergognosa. Anche perché il comune è venuto, ha aggiustato le reti e il giorno dopo hanno distrutto tutto. Qui ci vuole che il comune venga, o lo cavano, oppure lo sistemano e lo danno in gestione a qualcuno che lo possa tenere. Perché c'è gente che lo vuole prendere in gestione e non riescono a prenderlo.